il microfono? Non mi ricordo più dove l'abbiamo messo. Tu l'hai nascosto e non lo trovi più. Probabilmente l'abbiamo lasciato proprio nel laboratorio della spia. Vuoi lasciarmi affrontare questa avventura da solo? Cosa è successo qui? È tutto completamente distrutto. Forse dovrei andare da Matti ad avvisarlo. Cori! È vero, era proprio lei. Era Cori. E allora dove devo andare? Oggi non so proprio quale video di Nin e Matti guardare. Anche perché li ho già visti tutti. Vabbè dai, questo nascondino sicuramente sarà divertente. Apro questo. Oh, ok. Che bello. Ora che ci penso però potrei anche provare a schiacciare un riposino. Tanto con questa sedia posso arrivare dove voglio. No, no, non devo addormentarmi. Oggi dobbiamo registrare dei nuovi video. Vediamo se riesco a trovare quello che mi serve. Vediamo un po'. La lavastoviglie. Ma è vuota. Vediamo se c'è qualche forchetta usata. No, qua non c'è niente. Forse questi? No, vediamo in questo cassetto. No, ma sono pulite. Come saranno? Cavolo, questo video è troppo divertente. Ma che cos'è tutto questo casino fuori? Mi sa proprio che Ninna si è svegliata. Alla buon'ora, sono le 12:21. Vabbè, le vado a chiedere se vuole la colazione o il pranzo. Ninna. Buongiorno, Ninna. Ehi, aspettate un secondo, ma la porta è ancora chiusa. Vabbè, mi sa proprio che qualcuno vuole la colazione a letto, eh. Cosa? Ninna. Ninna. Ma stai dormendo? Sì, lasciami stare. Aspetta un attimo, ma quindi non eri tu che facevi rumore? No, sto dormendo, vattene via, mi hai svegliata prestissimo. Oh, scusa, hai ragione, sono solo le 12:21. Ciao. La spia hacker mi ha detto che dovete lasciare un bel mi piace per scoprire quello che sto tramando. Bene, mezzogiorno e mezza e Ninna ancora dorme. E io che cosa dovrei fare qui? Che cosa dovrei fare? Ho guardato già il mio video. Ho preparato il video per domani. Io ho fame ed ogni volta devo aspettare lei. Vabbè, nel dubbio io mi faccio una partitella. Oh sì. Wow, ma quante belle skin ci sono oggi. Voglio sbloccare tutti quanti i nuovi personaggi. Che figo. Wow, c'è anche Flash. Non ci posso credere, questo. Questo me lo prendo subito. Ciao dormigliona. Ninna nanna ninna questo capello a chi lo do? Questo lo prendo io e lo mettiamo qua. Matti, basta. Basta, Matti, per favore. Smettila. Ma... Matti? Ah, ma non c'è Matti? E perché io pensavo fosse qui? Vabbè, vado a fare colazione. Matti! Che sonno questa mattina. Andiamo a fare colazione. Sì, Ninna, andiamo a fare colazione a Luna. Io voglio pranzare, non fare colazione ormai. Allora facciamo un cornetto con carbotella, Nutella e carbonara, no? Colazione e pranzo. Allora, secondo me io potrei mangiare, non lo so, della cioccolata e poi insieme... Ci sta bene la cioccolata col salato? Secondo me i cracker con la cioccolata. La cioccolata con il parmigiano, la cioccolata con l'uovo, col tartufo. Ninna, basta, per favore. La cioccolata con i cracker. Ho così fame che non mi interessa cosa dobbiamo mangiare. L'unica cosa che voglio è mangiare qualsiasi cosa. Quindi ho la cioccolata con il parmigiano o la cioccolata con i cracker. Basta, basta, basta. Che bello bere il latte all'ora di pranzo, eh? Ma che vuoi? Io ho fame a quest'ora di latte.
latte? Non posso avere fame di latte all'ora che voglio? Anche alle 23 di sera potrei avere fame di latte. Io no, invece. Mi avevi promesso il cornetto carbotella. Ma io non lo so fare. Se tu lo sai fare, allora dimmelo. Io non lo so fare. Allora non lo sai fare nemmeno tu e non lo facciamo. Secondo me si fa con l'uovo, la Nutella. Nina, ti prego, basta. Mi hai fatto venire mal di testa. Mi spieghi perché ti svegli così tardi? Beh, perché sai, di notte io vado a letto tardi per rivedere i video dei gatti, no? Vabbè. E quindi alla fine finisco di addormentarmi alle 5 di mattina e mi sveglio a mezzogiorno. Aspetta, ma secondo te non dovremmo toglierla quella ragnatela dal portale? Aspetta, prima non vuoi vedere un video di un gatto? Ma ovviamente no, ma scusami. Aspetta, ti spiego, c'era questo gatto che praticamente gli mettevano un costume da poliziotto e poi andava in giro per tutta la casa che balonzolava. Ok, Nina e Matti hanno finito di fare colazione. È arrivato il momento di prendere il DNA di Matti. Sì, forse hai ragione, va tolta questa ragnatela, è bruttissima. Però dà un po' quell'aspetto cupo al portale che fa molta paura se ci pensi. Facciamo un po' così, un po' così. Oh, ma quanto hai mangiato, Matti? Sì, va bene, darà pure quell'aspetto cupo. Ma capisci, ormai è passata di moda questa cosa. L'abbiamo messa ad Halloween per far stare attente le persone. Ma ora dobbiamo mettere qualcosa di diverso, secondo me. Ok, adesso lo uniamo al capello di Nina. Sì, potremmo attaccare dei fiorellini un po' sparsi per la porta. Oppure mettere, che ne so, delle lignane. Anche? Ma anche un telo colorato, così sembra più family friendly. Sì, poi, esatto. Non lo so, insomma, potremmo mettere un campanello ogni volta che qualcuno entra, così ce ne accorgiamo. Potremmo stampare la faccia della Spiaker e attaccarla a schermo intero su tutta la porta. Che senso ha mettere la faccia della Spiaker? Non lo so. Ah, quegli stupidi ragazzi sono davanti al portale e io devo scappare da lì, cavolo! Comunque, secondo me sì, va un po' rinnovata. Anzi, scrivete qua sotto nei commenti secondo voi cosa potremo fare a questa porta. È vero! Ok, aspetta un attimo, mi è venuta un'idea! Secondo me potremmo anche cambiare porta, insomma, fare una porta con, che ne so, con la chiave, tipo. Sì, va bene, Nina, ti farò sapere, farò un po' i miei studi e mi... Che cos'era? Cos'è stato? Cos'è stato? Non lo so! Andiamo a vedere! Ma che è stato? Chi è questo rumore? Tutto ok? È scoppiata la casa, aiuto! Ma come è scoppiata la casa? Ma che stai dicendo? Oh no! Oh, dove andiamo? Dove cosa mangiamo? Ma che ne so, forse il divano è scoppiato! Ci sono riuscito! La Spiaker sarà fiera di me!